Raggiungere l'obiettivo salvezza è importante per i ragazzi di Giovanni Melis, così come è importante raggiungere l'obiettivo promozione per gli ospiti. Amici di Directa Sport, benvenuti e buon pomeriggio in diretta dal Palaconi A di Cagliari per seguire la terza giornata di ritorno di Serie B Futsal maschile. Un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Filippo Tuveri. Sardinia Futsal contro Videoton Crema, un Sardinia Futsal che all'andata vinse 2-3 il 15 ottobre fuori casa. Sono stati 3 punti conquistati degli 8 in tutta la stagione corrente. Dall'altra parte invece il Videoton terzo in classifica con 28 punti in questo momento in zona promozione. Andiamo a leggere quelli che sono i ragazzi di Melis, partendo da Azzini, Matteo, Carletti, Fabio, Casta, Federico, Tavares, Fernandez, Victor, Ugo, Saddi, Mattia, Gorbani, Manza, Frattini, Jacopo, Santos, Castellon, Jose, Ramon, Linta, Salessio, Loddo, Mattia, Farina, Antonio e Secci, Mirko. Andiamo a vedere quelli invece che sono gli ospiti: Lopez, Enrico, Martinelli, Cristian, Poggi, Luca, Manservigi, Diego, Rovati, Sergio, Porcedu, Lorenzo, Maietti, Michael, Crotti, Edoardo, Paolo, De Freitas, Nielson, Usberghi, Filippo, Morello, Alessandro, Di Napoli, Nicola, Luciano. Gli arbitri sono Veronica Santese di Roma 1, Francesco Pavia di Ostia Lido e Matteo Ortu, che sarà il crono di Cagliari. Tutto pronto per poter incominciare. Si schierano le squadre, un Sardinia Futsal che gioca in maglia bianca, dall'altra parte il Videoton Crema rosso-blu a strisce. E come abbiamo detto in precedenza, è importantissimo raggiungere l'obiettivo salvezza per i ragazzi di Melis, che sono a meno uno dal Pavia, ultimo in classifica. Ricordiamo che retrocede solamente la 13ª, quindi l'ultima. Ma prima di incominciare il match, un minuto di silenzio in memoria di Carlo Tavecchio, che ci ha lasciato oggi, l'ex presidente della FIGC dal 2014 al 2018. In memoria di Carlo Tavecchio, ricordiamolo come abbiamo detto anche in precedenza, ex presidente della FIGC dal 2014 al 2018, ci ha lasciato purtroppo oggi. Tutto pronto per incominciare, il primo movimento verrà dato dalla Sardinia Futsal in maglia bianca, da destra verso sinistra, fischia dell'arbitro, comincia adesso il match. Girato sulla sinistra, Frattini alza subito questo pallone dall'altra parte per il colpo al volo di Azzeni, che finisce largo. Rovati, in avanti il tacco di Miretti con tunnel. Pallone che passa e finisce dalle parti del portiere. Chiama lo schema. Già subito Loddo che non riesce a passare, senza deviazione, sarà rimessa per Rovati. Ancora Rovati, centralmente. Miretti la gira ancora in avanti,
Maietti ha provato a sfondare, non ci è riuscito. Azzeni, ancora Maietti contro l'8, vince l'11 del Sardinia. Poi qui il movimento, non è riuscito a trovare un compagno. Gorbani. Due, palla in avanti a cercare ancora Maietti, la chiusura e poi in avanti ha provato Frattini, ancora laterale, Frattini all'indietro, girata per Loddo e la chiusura con il possesso che è ancora del Sardinia. Loddo in avanti di prima intenzione a cercare il movimento di Gorbani, pallone che finisce fuori, allora il portiere si appoggia. Maietti, controfinta, non riesce a passare. Loddo per Azzeni, all'indietro. In avanti il pallone da parte di Saddi. Diventa quasi una conclusione. Finita larga. Di Napoli si è appoggiato. Spalla in avanti per Maietti, ancora chiuso, non c'è spazio. Difficile trovare buchi. Sardinia non concede tanto. Rovati a battere. Schema, il pallone che viene servito a compagno, ancora Rovati, Maietti, spalla alla porta, serve all'indietro, ancora Rovati, giro palla degli ospiti, Maietti, palla al centro e il tiro, conclusione fuori di Poggi, ci ha provato. Saddi per Azzeni, male di prima intenzione in avanti, cercare con il numero 8 Loddo. Rovati. De Freitas all'1-2. Poggi, De Freitas alza questo pallone nella zona di nessuno, lascia scorrere il portiere Saddi e poi lascia direttamente a Frattini. Saddi centralmente, Loddo gioca su Azzeni, avanza, chiuso da Rovati, Azzeni sinistro in mezzo, sarà calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo, prima battuta di Gorbani, alza il pallone, tentativo di chiusura, altro calcio d'angolo. Gorbani all'indietro, Loddo di prima intenzione, sul primo palo debole, apparato di Napoli. Poggi all'1-2, Rovati ancora Poggi. Rovati, De Freitas, Maietti, giro palla, Poggi. De Freitas, Rovati di prima intenzione su Maietti, ancora De Freitas, questa volta la conclusione è alta. Del videocrema. All'impostazione bassa. Ancora Saddi che va a cercare Azzeni. A sinistra. Prato Maietti che poi sbaglia, regala palla a Gorbani. All'1-2 Gorbani! Davanti al portiere. Palla che finisce fuori. De Freitas, ricevuto da Di Napoli, Rovati, tacco, Maietti, alza questo pallone per Rovati ancora una volta, buona iniziativa. E adesso gestisce Poggi che si appoggia a Rovati, sinistro potentissimo, la parata di Saddi, Gorbani, Frattini, occhio Maietti, la parata di Saddi, calcio d'angolo.
Provati, lascia passare De Freitas, 1-0 per il Videoton Crema. Sono passati 3 minuti e mezzo effettivi, 1-0 per gli ospiti. Destro potentissimo di De Freitas, maglia numero 13. Si attende un attimo. Si riparte, Gorbani. Frattini. Gorbani chiamava palla in mezzo, Frattini è andato a memoria a giocare sulla sinistra. Regala dunque il possesso agli ospiti. Poggi. Si appoggia, adesso Maietti. È entrato Porcedo in campo, servito in questo momento, De Freitas, Poggi, Maietti, chiuso da Loddo, altra rimessa. De Freitas per Maietti, ancora una volta spalla alla porta, non riesce a girarsi, Porcedo, Maietti, giro palla con De Freitas. Sulla destra Maietti, palla in mezzo, cercare l'imbucata di Poggi. Vediamo se va a una conclusione diretta De Freitas su tocco di Porcedo. Arriva Maietti, sinistro, potentissimo ma largo. C'è un tocco del portiere Saddi e allora calcio ad angolo. Chiama lo schema, Poggi, vento per Porcedo, chiuso. Poi De Freitas, grandissimo gol, col sinistro, 2-0 per il Videoton Crema. Incredibile gol di De Freitas. Mancino potentissimo a trovare il raddoppio. Esce dal campo e lascia spazio a Martinelli. Occhio qui a Gorbani, poi il sinistro di Frattini. Azzeni, Loddo, deve reagire adesso il Sardinia Futsal. Frattini, uno contro uno con Porcedo. Frattini va sul sinistro, palla in mezzo, viene chiuso. Adesso può ripartire in contropiede Porcedo, dall'altra parte Porcedo, calcia con la punta, largo. Adesso diventa anche una partita accesa. Sono passati 5 minuti effettivi, 2-0 per gli ospiti. Loddo lascia a Frattini, movimento di Gorbani, chiuso. Frattini, Azzeni, ancora Frattini, Loddo, giro palla, imbucata verso Gorbani, spalla alla porta, sempre Loddo. Frattini dentro per Gorbani, uno contro uno con Porcedo che non tocca la sfera e guadagna il possesso. Poggi, Martinelli, ancora Poggi che alza la sfera e arriva dalle parti di Saddi. Scambio fra portieri, adesso Porcedo può avanzare, è chiuso da Tavares, Porcedo allarga però. Riesce a trovare anche un compagno. Usberghi, palla in mezzo, non la tocca nessuno. Fuori. Esce anche Loddo, doppio cambio, esce anche Frattini. È entrato anche Tavares. Saddi cambia tutto per il Sardinia Futsal, è rimasto in campo solo Gorbani. Tavares avanza sulla sinistra, chiuso da Martinelli. Farina, erroraccio, pallone in movimento, cambio fallo. Manservigi a battere.
viene alzato il pallone nella zona di Usberghi, palla dentro, Manservici, 3-0 per il Videoton Crema, che ha superato già la soglia dei gol dell'andata, che erano 2, e adesso è 3-0 per gli ospiti. Ma 3 gol, come già sappiamo, nel futsal in 40 minuti effettivi, adesso ovviamente sono diventati 33, 3 gol sono pochi. Avanza Santos, riesce a passare, adesso Manservici con fallo, calcio di punizione e giallo per Santos. Si è ripresa a giocare Martinelli, Manservici, Porceddu, riprime tensione Usberghi. All'indietro Martinelli, la pressione del Sardinia, Usberghi in avanti, non c'è spazio, allora regala palla a Saddi. Tavares, finta, uno contro uno con Porceddu, Tavares va sul destro, non c'è spazio e allora è costretto ad andare dalle parti di Santos, che si accentra, gli ruba palla Usberghi, altro fallo, è già ammonito a Santos, questa volta viene graziato. Due falli. Ha commesso il Sardinia. Non è riuscito Porceddu a servire il compagno Manservici, allora possesso per il Sardinia. È rientrato anche in campo Azzeni, Tavares. Per Farina, ancora Tavares, è uscito comunque Corbani. Santos, chiedo scusa, è entrato Casta, pallone proprio per lui, spalla alla porta, chiuso da Martinelli. Farina, Santos, Tavares, appoggio sbagliato di Tavares in confronti di Santos. Manservici, autore del terzo gol dopo la doppietta bellissima di De Freitas, ha battuto e ha messo in movimento per Martinelli, che alza per Usberghi di spalle, chiuso da Santos, questa volta è buono il contatto, Santos riparte velocissimo sulla destra, chiuso da Martinelli, adesso non ho possibilità. Farina, destro, altro muro. Palla dietro, Tavares, calcia, fuori. Senza deviazione secondo l'arbitro, rimessa da fondo già battuta da Usberghi, stop di petto, arriva da dietro a Farina. Santos per Tavares, elastico, però non funziona nei confronti di Rovati. Usberghi si gira, contro due, contro Farina, Tavares vince il 5 del Sardinia, che poi lascia al proprio portiere Saddi. Santos, Tavares, altro gioco di gambe, questa volta Santos sulla destra, palla in mezzo per Casta, si gira, non riesce a trovare lo spazio per il tiro e allora riparte dall'altra parte Usberghi, uno contro uno Sberghi, va col sul sinistro, poi con la punta riesce a servire Porceddu, forse con fallo, rimane a terra Farina, palla che viene spedita fuori. E Farina che si rialza in questo momento. È rientrato Maietti,
al posto di Usberghi, pallone che verrà sicuramente restituito, sì, gesto di fair play di Napoli. Palla in avanti, a cercare Maietti, subito lo stop di petto, non buono dunque l'aggancio. Azzeni gira subito, Tavares, ancora Azzeni, Santos in avanti, la testa di Porcedu, interviene Casta lì dietro, recupera la palla Rovetti, entro per Maietti, Porcedu, la parata, e poi Maietti di prima intenzione non riesce a calciare, Tavares, velocissimo c'è Santos, Tavares, murato da Martinelli, Maietti, Martinelli, Porcedu, ancora verso il 6, che alza lo stop di Azzeni, Casta, chiuso, ancora una volta dalla buona copertura difensiva di Martinelli. È uscito Porcedu, è rientrato Poggi. Gioco di gambe di Tavares che riesce a passare solo per un momento. Miretti, Maietti dentro per Rovati. 4-0. Anche Rovati a segno. Si riparte. Santos, chiuso. Time out, pausa anche per noi. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. Per il Videoton Crema che è venuto in Sardegna, a Cagliari, al Palaconi A, per vendicarsi del risultato dell'andata. Ricordiamo che questa è la terza giornata del girone A di Serie B maschile futsal, con il Sardinia che si trovava in un buon momento, ha conquistato subito un punto nell'inizio 2023 con l'MGM 2000, il risultato di 6-6 al 7 gennaio, poi sono arrivate due sconfitte. Occhio qui intanto a Maietti, l'erroraccio da parte di Saddi accompagnato da Frattini. Dicevamo dunque che si trova in un buon momento, poi alla fine vediamo il calo. Ci ha riprovato De Freitas con una conclusione, ci riprova, no, tacco per Rovati e poi largo Poggi. Poggi va al centro, Maietti si mangia un gol fatto a porta vuota, non è riuscito a trovare però la sfera, senza deviazione sarà possesso per il Sardinia, palla in avanti, cercare un movimento, e Freitas ha allargato per Rovati che non riesce però, litiga con il pallone. È entrato l'Intas comunque, Frattini, l'Intas, 1-2, ancora l'Intas, sinistro largo, tiro a parte di Azzeni, con deviazione, rimane in avanti il Sardinia, decide così l'arbitro. Palla all'indietro, il sinistro di prima intenzione Murato, e allora calcio ad angolo, con lo schema che viene chiamato. Alza il pallone Santos, regala palla a Poggi con tunnel, riesce a passare, Santos non commette fallo, Maietti recupera davanti al portiere, Maietti, era difficilissimo da quella posizione centrare i pali. Saddi ha messo in movimento, Azzeni sbaglia, Rovati recupera, poi il destro di Poggi, alto.
Ancora una volta Maglietti a rubare palla, Saddi centrale, ha parato Santos, Frattini, Maglietti in chiusura, Poggi, stop e all'indietro De Freitas, Maglietti, Rovatti, De Freitas per Maglietti, forse un tocco col braccio, secondo l'arbitro sì, calcio di punizione, fallo il primo in questo primo tempo degli ospiti, mancano 8 minuti effettivi, 4-0 il risultato per il Videoton Crema. Santos dentro per l'Intas, non riesce l'aggancio, De Freitas, Maglietti, rimane a terra il 2 del Sardinia, palla messa fuori, ne approfittano per dei cambi, è rientrato Usberghi al posto di Maglietti, dall'altra parte invece entra con la numero 15 Carletti al posto di Carlos, restituisce a palla Carletti. E rientra anche Gorbani. De Freitas, Rovatti allarga, Poggi ancora per Usberghi, la conclusione che non va, tacco di Rovatti, buono il gioco e poi non è riuscito ad arrivare all'1-2 Poggi con Rovatti, Loddo all'indietro, Frattini, Loddo, ancora Frattini, Gorbani, Carletti, avanza Carletti, esterno sbagliato, Poggi, riparte con Rovatti, sbagliato però l'appoggio, Gorbani a sinistra, Carletti, ancora verso Gorbani, forse c'è stata una deviazione, non secondo l'arbitro, possesso rossoblù. De Freitas, Poggi, Rovatti, giro palla di prima intenzione, Usberghi, senza fallo Loddo chiude. Poggi, De Freitas, giro palla sulla destra, poi centramente, a sinistra Poggi, Poggi, tunnel e gol, 5-0. Zero conclusioni verso lo specchio di Napoli per il Sardinia Futsal. Esce Poggi e lascia spazio a Porceddu. Carletti, Loddo, Frattini, gioca ancora su Loddo a sinistra, tunnel su Rovatti, ancora Frattini che poi allarga, Gorbani, Carletti, Loddo, non è uscito il pallone, Loddo di punta, la parata di Napoli, calcio d'angolo, prima conclusione, primo brivido, la giocata in mezzo, poi con la mano, fallo, il secondo, 2-2 tra falli, quando mancano 6 minuti effettivi. Frattini a battere, due uomini in barriera, Gorbani sul secondo palo, Carletti al limite, chiuso da Porceddu e poi c'è sulla destra, non è all'indietro per la conclusione di Lintas, Murata, Frattini, Gorbani, suola per Frattini, ancora Gorbani, arriva all'Intas che non riesce a mantenere il pallone in campo, possesso per i Lombardi, Porceddu in avanti verso Usberghi,
Frattini, Carletti. Ancora Frattini. Qui parte Rovati dall'altra parte, c'è anche Osberghi. Rovati da solo con deviazione, calcio d'angolo. Rovati all'indietro, Porcedo di prima intenzione alto. Altra occasione sul 5-0. Loddo, Carletti, Frattini. Ancora Loddo sulla sinistra, centralmente Frattini. Si muove Carletti. Palla dentro per il movimento di Loddo, troppo in anticipo. Rovati all'1-2 col velo, Rovati, la parata di Saddi. Che azione che ha costruito qui il Videoton Crema. Loddo sulla sinistra, Gorbani, Frattini, ancora Loddo, Carletti, Frattini centralmente, non c'è spazio, allora Loddo torna di nuovo all'indietro, c'è Gorbani sulla destra, servito Loddo di prima intenzione dentro per il sinistro di Frattini, centrale. Porcedo riparte dall'altra parte, Usberghi con calma, De Freitas. Altro time out, altra pausa per noi. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com. Eccoci tornati per seguire dunque 4 minuti effettivi del primo tempo. 5-0 il risultato, come vedete sul tabellone. Due falli per il Sardinia, due falli invece per il Videoton Crema. Un Sardinia che insomma abbiamo visto molto spento in questo primo tempo, invece dall'altra parte costruisce veramente bene le azioni. La formazione ospite che, ricordiamo, l'andata perse 2-3. Manservigi subito per Porcedo di prima intenzione in avanti per Maietti, ha chiuso Tavares che passa in mezzo a due. Tanti scontri, terzo fallo del Videoton Crema, ma mancano 4 minuti effettivi. Quindi fallo ben speso. Loddo, Tavares deve passare adesso in mezzo a due, Maietti lo chiude in fallo laterale. Loddo, Frattini, Gorbani, ancora una volta chiuso, non c'è spazio, chiude bene il Videoton Crema, anche con Maietti in zona difensiva. Loddo all'indietro, Tavares, Frattini, arriva la pressione alta di Manservigi, Maietti a servire il compagno, ancora Manservigi, si gira contro Tavares, non lo chiude, Manservigi vicino alla bandierina, poi non riesce a calciare De Freitas, tripletta, altruista Maietti a servire il compagno, sono 3 gol del numero 13, 6-0. Prestazione bellissima fino ad ora, lascia spazio a Martinelli. Questa vittoria salirebbe a quota 31 punti in classifica. Il Videoton Crema. Frattini. Gioca lì dietro. Carlos non stoppa benissimo. Tavares, ancora Carlos. Si muove Gorbani.
Palla per Frattini, ora c'è spazio per avanzare. Tavares centralmente, male di spalle, non è riuscito a vedere la sfera che stava arrivando. Maietti, Martinelli, Manservigi si allarga. Manservigi, Porceddu, prima intenzione, Lotto, in avanti a cercare Maietti, palla sbagliata. Applausi comunque dei compagni e dello staff in panchina per un primo tempo spettacolare con 6 gol. Tavares si accentra, Carlos ha rischiato il 7, Gurbani ancora per Carlos, può andare alla conclusione, preferisce l'imbucata e il tentativo con lo spazio che è riuscito a trovare il Sardinia. C'è una deviazione e c'è il possesso per gli uomini di casa. Con angolo, palla dietro, Carlos, la testa di Tavares a vuoto, era difficile. Porceddu, Manservigi sbaglia l'appoggio, Carlos, Tavares all'indietro, Frattini ancora per Tavares, che parata di Di Napoli, occasionissima. Sta incominciando a prendere fiducia la formazione di Melis. Frattini di prima intenzione, Murato, c'è ancora un'altra possibilità. Tavares caccia, altra deviazione, altro calcio d'angolo. Frattini all'indietro, colpisce Maietti, Carlos la gioca sul proprio portiere Saddi. Ancora Carlos. Tavares. Gurbani. Male Gurbani, regala calcio d'angolo. Ottimo invece il pressing del Videoton Crema, esce ed entra Poggi. È uscito Manservigi, Martinelli a battere con calma, 1-19 effettivi. Porceddu di prima intenzione, chiuso da Carlos, riparte contropiede Tavares, un po' macchinoso qui, ha fatto recuperare posizione a Videoton Crema. Carlos per Gurbani, Maietti non lo lascia passare, e allora Frattini chiama palla Gurbani, viene servito Carlos in mezzo, occhio a Gurbani, Tavares riesce a calciare con fallo, calcio di punizione al limite dell'area. Possibilità per riaprirla. Intanto è entrato ancora una volta l'Intas al posto di Frattini, calcerà lui col sinistro. Fischia, l'Intas colpisce in pieno petto di Napoli e poi la punta ancora di Napoli a proteggere i pali. Gurbani, palla centro, Tavares, c'è spazio a sinistra di l'Intas, poi ancora Tavares, di Napoli, migliore in questo momento, insieme ovviamente all'autore della tripletta De Freitas, Carlos, l'Intas, Tavares, ancora Carlos, giro palla, salgono Gurbani e l'Intas, Manaccia che non viene fischiata. Carlos riesce a passare, poi calcia con la punta e viene murato. 10 secondi alla fine. Tavares allarga, c'è la possibilità per in qualche modo trovare il gol. 6 secondi.
laterale, quasi come calcio d'angolo, batte in mezzo Di Napoli a chiudere, può ripartire in contropiede, 3 secondi, calcia col sinistro Maietti. Finisce così il primo tempo, 6-0 per il Videoton Crema. Noi ci prendiamo una pausa e poi torneremo nel racconto del secondo tempo. Super spot. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Cerchi uno store da sempre garanzia di professionalità, affidabilità, competenza e cortesia? Lo trovi a Cagliari, in via Paoli 99. Winter Store è il primo in Sardegna, un negozio storico, da sempre punto di riferimento per migliaia di clienti. Apple, Samsung, Xiaomi e tanti altri. Al suo interno troverai decine di smartphone e la soluzione ideale anche per la tua linea fissa o mobile. Hai la partita IVA? Affidati a noi per un'offerta vestita su misura, capace di risolvere ogni tua necessità. Winter Store di via Paoli, scegli tradizione, affidabilità e competenza. Ben ritrovati amici di Directa Sport in live dalla Palaconia di Cagliari per seguire la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B Futsal maschile, girone A. Un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Filippo Tuferi e Sardinia Futsal contro Videoton Crema, un Sardinia che gioca in maglia bianca con il Videoton Crema in maglia rosso-blu a strisce. Ricordiamo il risultato chiuso nei primi 20 minuti effettivi, 6-0 per gli ospiti, con una bellissima tripletta di De Freitas. Sicuramente potrete anche rivedere in live tornando indietro nel tempo. 6-0 dunque il risultato, un Sardinia che non è partito benissimo, poi è riuscito a trovare qualche spazio. Entra intanto De Freitas, possiamo vederlo anche dalle nostre immagini, si riposiziona nei primi 5 che c'erano in campo all'inizio. Dunque Poggi, Maglietti, De Freitas, Rovati e in porta di Napoli, dall'altra parte Gorbali, Tavares, Carlos, Loddo e il portiere Saddi. Andiamo velocemente anche a rileggere i nomi degli arbitri: Veronica Santese di Roma 1, Francesco Pavia di Ostellido e al crono c'è Matteo Ortu di Cagliari. Mancherà solo dunque il fischio per incominciare e ricordiamo anche che tra un minuto ci sarà un comunicato riguardo al 21esimo binario in memoria della Shoah, visto che ieri era la giornata della memoria, 27 gennaio, ogni 27 gennaio si ricorda dunque le vittime della Shoah. Iniziato il match con l'errore subito degli ospiti che regalano un possesso offensivo con Tavares verso Loddo, Gorbani non riesce ad andare all'aggancio, rimessa dal fondo. Di Napoli si appoggia, De Freitas in avanti, Poggi verso Maglietti, ha chiuso ma arriva poi da dietro Maglietti, Poggi sulla sinistra, De Freitas chiama palla. Rovati, De Freitas pensa alla conclusione, lascia Rovati male la misura del passaggio. Loddo in avanti, Tavares si ferma, ancora Tavares che passa senza fallo Rovati, laterale per gli ospiti con Poggi. Alza il pallone verso Maglietti, Loddo di testa interviene, Carlos centralmente sbaglia l'appoggio, Poggi gioca all'indietro, De Freitas, movimento di Rovati, Maglietti centralmente, ancora Rovati all'indietro, De Freitas, Poggi all'1-2, sempre col 9, De Freitas. Si ferma dunque il gioco. Dal 21 della stazione di Milano, partiranno 20 convogli, ed è portato a vedere tutti i perseguitati verso i campi di Sterlino.
Furono in tanti a partire, pochissimi a tornare. Il binario 21 è il luogo in cui ebbe inizio l'orrore della Shoah tra il 1943 e il 1945. La Lega Nazionale Dilettanti ricorda le vittime innocenti sui campi di calcio, luogo invece di gioia e divertimento, affinché le giovani generazioni sappiano, capiscono e comprendano. In difesa della memoria, perché quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. Questa è la frase incisa in 30 lingue sul monumento nel campo di concentramento di Dachau, per non dimenticare mai. Dunque, il ricordo delle vittime della Shoah, bellissimo gesto da parte della società Sardinia Futsal al Palaconia. Prone che viene restituito, si torna dunque in campo. Rovati, De Freitas, Maietti, la alza, Poggi col petto, non riesce a servire il compagno. Tavares sulla destra, Carlos in avanti, il pallone di Loddo fuori di Napoli. Rovati centralmente, Maietti, Poggi, De Freitas. Rovati si accentra, pensa alla conclusione, allarga su Poggi. Poggi finta, va sul sinistro, col destro in mezzo a cercare Maietti, c'è fallo di Loddo, calcio di punizione. Sistema dunque la barriera il portiere Saddi. De Freitas a battere. È uno schema, palla dentro per Maietti, murato da Gorbani. De Freitas, palla dentro, Rovati sbaglia, regala palla a Gormani, all'indietro Loddo, movimento di Carlos, sulla destra è trovato, Carlos, chiuso da De Freitas che esulta come se avesse segnato, fatto tripletta nel primo tempo. Doppio retro, passaggio e dunque fallo. Non si può restituire il pallone al portiere due volte. Dunque De Freitas a battere. Gorbani ad opporsi in barriera. De Freitas, ancora uno schema, Maietti non riesce ad agganciare la sfera. Sbaglia Tavares, Rovati con la punta fuori. Saddi, Tavares, alza il pressing adesso. Il Viato in crema, Carlos riesce a passare, Carlos centralmente, il pallone per l'Intas, l'Intas di Napoli, ancora lui, ancora di Napoli. Che partita del portiere maglia numero 16 del Viato in crema. L'Intas. Portiere in movimento, ancora pallone per l'Intas, Gorbani in mezzo, non riesce a passare, si oppone e passa De Freitas, solo due volte, Carlos, l'Intas, palla al centro, a
Adesso Carlos Tavares ha un'altra possibilità. Carlos 5 contro 4. Lintas, Carlos, Lintas. La gira sulla sinistra, il pallone a cercare. E poi il tiro da lontanissimo. Si appoggia Frattini subito. Lintas all'indietro, Carlos, ancora Lintas. Frattini che dunque è diventato portiere in movimento. Il pallone per Rofati, c'è la porta vuota. Carlos, Tavares si oppone, Corbani. È rientrato Saddi. E poi il tiro di Maietti. Fuori, conclusione larga. Può essere una buona opzione avere il portiere in movimento. Tavares, Carlos. Regala palla al Videoton Crema. Sempre 6-0. Di Napoli monumentale. Maietti spalla la porta. De Freitas, De Freitas, Maietti. 7-0 alla prima occasione di questo secondo tempo. Meritato il gol. Meritato per quello che stava costruendo nel primo. Si riparte. Carlos, altro portiere in movimento, sempre con Frattini. Carlos, Lintas, lascia passare per Corbani. Frattini, Corbani. Ancora Frattini, non c'è spazio. E allora Carlos, male. Cioè, forse è fallo che non viene fischiato, rimane a terra Carlos. Corbani butta il pallone fuori. Arriva l'arbitro ad accertarsi le condizioni di Carlos, che si rialza. Nessun problema per il 3. Restituirà palla sicuramente Martinelli. Altro gesto di fair play, giustissimo. Carlos, Frattini. Corbani, Carlos, Lintas, Corbani. Frattini si muove centralmente. 5 contro 4, lo ricordiamo, portiere in movimento Frattini. Ala in mezzo, Corbani, tacco, Lintas! Sotto l'incrocio, 7-1. Buca di Napoli con un mancino. Perfetto sotto il 7. Qui Corbani vince l'ultimo rimpallo. Carlos, Linta sinistro di Napoli. Occhio, occhio alla porta vuota. Fallo. Calcio di punizione, chiede il cartellino di Napoli, che forse ci poteva stare. Porcedu, in avanti Usberghi, ha trovato la deviazione.
scorce Dusberghi. Recupera palla Carlos, in avanti Lintas. Carlos. Tavares. Ancora Carlos. Occhio Ausberghi. Frattini, passa Frattini, palla al centro De Freitas, chiuso da Gorbani, senza fallo, era vicinissimo l'arbitro. Rischia tantissimo De Freitas, al colloquio con l'arbitro, si danno la mano. Si riparte. Gorbani ha cercato pallone largo per l'Intas, rientra Saddi, cambi veloci, Porcedo all'1-2 con Morello, Martinelli in avanti, Ausberghi spalla la porta, arriva la chiusura di Tavares, l'ultimo tocco è il suo. Si ferma il gioco per un cambio. È entrato Farina al posto di Tavares, è uscito anche l'Intas. Ed è entrato Loddo. Ausberghi dentro per Morello. Ancora una volta portiere in movimento. Frattini dall'altra parte, Farina dentro. E poi il tiro di Frattini chiuso da Morello. In avanti di Napoli, Loddo a battere. Time out, anche noi prendiamo una pausa. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. Tornati in diretta, 7-1 il risultato tra Sardinia Futsal e Videoton Crema. Finisce adesso il time out, ricordiamo che stiamo seguendo il terzo match di ritorno, la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B Futsal maschile, girone A. Procedo. Videoton Crema che ha rimesso in moto De Freitas, con portiere in movimento questa volta il Videoton Crema ha voluto imitare gli ospiti e chiedo scusa gli uomini di Melis. Visto che funzionava anche, hanno trovato così il gol del 7-1 con l'Intas sotto l'incrocio. Dorcedu dentro, fallo e giallo per Loddo. Calcio di punizione da posizione invitante. Mancano 12 minuti effettivi alla fine del match, difficile ma non impossibile recuperare 6 gol.
punizione da limite De Freitas, autore di 3 gol nel primo tempo, il secondo bellissimo al volo da centrocampo. Abbiamo visto qualcosa di incredibile. Lasciate Freitas, è uno schema Porceddu, aveva ricevuto da Rovati, adesso palla in avanti, Gorbali non riesce a passare, e allora Casta, Carlos, Farina, Carlos, portiere in movimento, Farina ancora per Carlos, Casta, Carlos, Farina, Frattini centralmente, Gorbani di Napoli direttamente in porta, sbaglia. Avanti di testa, aveva chiamata di Napoli, anticipato De Freitas, Rovati dentro per Poggi che non lascia passare, Rovati, Poggi, tacco, Porceddu, 8-1 con portiere in movimento, vengono effettuati tutti i cambi possibili, si riparte. Palla al centro, porta vuota e sbaglia incredibilmente. Manservici. Carlos calcia di Napoli e poi il tiro fuori di Casta. C'è stata la deviazione. C'è il pallone Lintas per Carlos. Frattini dentro, sbaglia, erroraccio, rientra in campo il portiere Saddi, Martinelli, Manservici, alza il pallone, non trova così il compagno. Gorbani, Carlos, Frattini, destro, Murato. Frattini, Carlos. Imbucata per Casta. Casta, esterno, non si muove. Di Napoli. Manservici. Martinelli, sinistro sbagliato, Casta, interviene Lintas, ancora Casta, tiro di Napoli, in copertura, Manservici, 2 contro 1, Manservici, palla dentro, arriva Lintas da dietro, bravissimo a chiudere. Nove minuti e mezzo effettivi. Manservici, riesce a passare in qualche modo, poi perde il pallone, Carlos, Frattini, destro di Napoli in porta, anche questa è sbagliata,
Casta, buono lo stop, viene però chiuso da Manservici. Frattini, Carlos, Gorbani, Carlos allarga di prima intenzione, Frattini, 8-2. E se vogliamo dirla bene, 2-8. Osberghi di Napoli, Poggi a larga sinistra, Martinelli gioca all'indietro, sbaglia qui Rovati, regala palla Gorbani, Carlos rischia su Osberghi, riesce a passare Tavares, Gorbani, Tavares, Carlos, Gorbani, ancora Carlos, allarga a sinistra, Lintas ancora dentro, pallone calcio ad angolo. Tavares, Carlos, ci prova Tavares, destro di Napoli. Questa volta è buono, di Napoli, direttamente dalla propria porta, 2-9. Si riprende. Sbaglia Lintas. Martinelli, Osberghi, stop di petto, chiuso da Carlos, forse con una spinta, giudicata regolare secondo l'arbitro. Palla in avanti, ci prova dall'altra parte, questa volta col portiere. Saddi, non ha trovato i pallidi di Napoli. Poggi in avanti, Osberghi, ancora una volta a spalla alla porta. Martinelli, pressione alta adesso dal Sardinia. Rovati, Osberghi, Poggi all'1-2. Poggi, Martinelli, Rovati, sbaglia, Gorbani, dentro pallone per Carlos, ancora verso Gorbani, chiuso. Lintas, Frattini, Carlos, ancora Frattini, vicino all'area, Frattini ruba palla, porta vuota e fuori. Osberghi se l'è mangiato. Tavares, Frattini, destro di Napoli e poi il sinistro di Lintas alto. È rientrato Casta al posto di Carlos, di Napoli in avanti, De Freitas, dentro per Poggi, Poggi fuori. Tavares, Gorbani, Casta fuori, recuperato il pallone in tribuna, Lintas all'indietro, Casta, Tavares, ancora Lintas, Gorbani di tacco, De Freitas lascia passare col corpo, la difende. Che è uscito Lintas,
incassa all'indietro Gormani. Lintas, Casta, Tavares con numero, Gormani, Tavares, Gormani, gioca all'indietro, Lintas, ancora Gormani, si gira, prova a tirare, non ci riesce. Occhio però a Lintas, col sinistro palla in mezzo, Gormani la riapre, prova almeno a riaprirla, 3-9. Terzo gol di Gormani. Si riparte, Porceddu. De Freitas. Porceddu centralmente verso Morello. Chiuso. C'era anche forse Maietti. Morello lascia a Porceddu. 4 minuti e mezzo effettivi. Porceddu sotto le gambe del portiere. Doppia cifra per gli ospiti. 3-10. Si riparte ancora. Tavares. Lintas. Gormani. Riuscito a mantenere il pallone in campo. Qui Morello ruba palla, al centro c'è anche Osberghi, Morello da solo. Ancora Morello, questa volta all'indietro, Martinelli. Morello. Bello questo pallone che riesce a mantenere in campo. Così si è visto forse dalla nostra postazione, invece l'arbitro ha giudicato che la sfera è uscita. Alza il pallone, Saddi non riesce a trovare però un compagno. Usberghi in avanti, dietro Morello, l'imbucata verso Maietti che viene chiuso da Lintas. Tavares. Farina, Lintas. Dentro il pallone per Tavares, non passa. Morello. Dentro l'imbucata di Martinelli dove non c'è però nessuno. Tavares passa e tira fuori. Frattini. 1-2 con Farina, Tavares all'indietro. Chiuso da Martinelli. Si avvicina la vittoria per gli ospiti. Gormani. Tavares. Gormani, spalle alla porta, lascia passare. Cambi. Ne ho entrato dunque portiere numero, maglia numero 12, Crotti. Usberghi, trovato Manservigi con l'occhio di falco. Manservigi calcia, Murato, Saddi, si appoggia a Tavares. Riesce a passare Tavares, chiuso da Manservigi con fallo, anche molto brutto, calcio di punizione. Brutta reazione nei confronti di Tavares, quella di Manservigi, a colloquio con l'arbitro.
quando mancano 2 minuti effettivi. A battere il calcio di punizione Fratini, c'è anche largo Farina, d'altra parte Gorbani, servito invece Tavares. Fratini, imbucata, ancora verso Tavares, viene però murata, ancora Fratini, si ritrova il pallone fra i piedi, passa, calcia invece Gorbani, di prima intenzione, non riesce però a trovare i pali del portiere. Manservigi, Usberghi si porta il pallone fuori, allora Farina, Fratini, Casta, Farina, ancora Fratini, 1 minuto e mezzo alla fine, Gorbani non passa, Casta, ultimo tocco è il suo, Morello a battere, all'indietro Martinelli, sinistra in avanti nella zona di nessuno, Frattini, gira sulla destra, Farina, Casta, Frattini, chiuso, occhio a Manservigi che può ripartire, Manservigi, fallo, calcio di punizione e giallo per Frattini. . 52 secondi e terminerà il match. Morello all'indietro, Martinelli per Manservigi che la alza, interviene Farina, Morello in chiusura, Farina centralmente, non ha trovato il compagno, l'ultimo tocco è di Morello, laterale che andrà a battere Farina. Basta l'Intas, Gorbani, Lintas, Casta, chiuso, spalla alla porta, ci prova Gorbani, rimessa. Usberghi trovato in avanti, 15 secondi. Farina gioca all'indietro. Martinelli di testa. Occhio a pallone per Casta. Cerca l'imbucata, calcio d'angolo, ma mancano 3 secondi, 3 a 10. Ultima azione, Gorbani la alza così a vuoto, finisce il match, finisce per 3 a 10 a favore degli ospiti. Videoton Crema calcio a 5, all'andata finì 3 a 2 per il Sardinia Futsal, questa volta invece sono riusciti a vendicarsi i Lombardi. Noi vi ringraziamo per averci seguito in tutta la diretta dal Palaconia. Un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Filippo Tuveri. Grazie.